Siamo padri Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la dodicesima domenica del tempo ordinario, questa è la Santa Messa prefestiva, che cade in una giornata, diciamo, ricca di eventi liturgici, chiamiamoli così, perché oggi anche se stiamo celebrando la Messa prefestiva della domenica, come legge della Chiesa, però il giorno in cui cade questa celebrazione è il 24 di giugno. Questa mattina nelle sante messe mattutine è stata celebrata una grandissima e importante solennità, qui necessariamente bisogna fare riferimento, che è la Natività di San Giovanni Battista. E oggi è anche però il primo sabato dopo la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, che è caduta ieri, e il primo sabato dopo la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, per volontà della Chiesa, è dedicata alla memoria del cuore immacolato di Maria. Ecco, per cui l'omelia di questa sera sarà articolata, diciamo, in tre momenti: una rapida occhiata al significato della liturgia domenicale, che perfettamente, come vedremo, si adatta alla breve considerazione della figura della persona di San Giovanni Battista, e poi del mistero del cuore immacolato di Maria, che forma una cosa sola con il cuore sacratissimo di suo figlio, che abbiamo celebrato ieri e che la Chiesa celebra durante tutto il mese di giugno. Le letture di questa domenica danno un messaggio molto semplice: il coraggio di essere fedeli testimoni della nostra fede, senza temere persecuzioni, calunnie, oltraggi, addirittura la morte. Gesù nel Vangelo dice chiarissimamente: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. E aggiunge: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io riconoscerò davanti al Padre mio che è in cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è in cieli. Vuoi sapere che riconoscere Gesù e rinnegarlo avviene a due livelli. Primo, con la parola. Non dobbiamo vergognarci di essere cristiani, dobbiamo vergognarsi se facciamo qualche peccato, quello sì, tanto è confessarlo, non certamente di essere cristiani. Per esempio, se io mi trovo a pranzo al ristorante e non mi faccio come doveroso il segno della croce prima di mangiare, perché dico, beh, ma qua se mi vedono tutti, poi chissà che pensano, questo è rinnegare Gesù, vergognarsi di Lui. Bisogna si deve vergognare che non se lo fa il segno della croce prima di mangiare, non noi che ce lo facciamo. Bisogna avere timore. Una volta uno mi raccontò, dice: padre, stavo sul treno, mi è venuta voglia di dire il rosario, però l'ho detto a mente, perché mi vergognavo di prendere la corona del rosario in mano. Questo era un maschietto, dice, perché fasse vedere un uomo con la corona del rosario in mano, c'è orrore di che? Non dobbiamo stupire nessuno, non dobbiamo ostentarle queste cose, ma se ti viene voglia di dire il rosario sul treno, sul pullman, prendi la corona del rosario in mano, diamo un buon esempio, eccetera. Quindi tocca fare attenzione a queste piccole cose. Gesù dice: non dovete avere paura neanche di quelli che ti ammazzano, se si tratta di testimoniare la fedeltà a me. Come sapete, noi stiamo nella diocesi di Latina, anche se qui stiamo nella zona di Sezze. Tra poco sarà il 6 luglio, la festa di Santa Maria Goretti. Cosa ha fatto Santa Maria Goretti? Santa Maria Goretti si è fatta ammazzare, pur di non peccare contro il sesto comandamento. Poi non vuole anticipare, e mentre loro la coltellava, sapete che faceva? Si teneva giù la gonna lunga anche d'estate, anziché per darsi colpi, perché non voleva farsi vedere spogliata dal suo aggressore. Questo è un messaggio molto attuale per i nostri contesti. Poi abbiamo voluto di parlarne, comunque questi sono gli esempi delle testimonianze che ci lasciano i santi, e conformemente alla logica evangelica, perché se tu ti vergogni di Gesù, lo rinneghi, Gesù lo dice: quando verrai davanti a me, tu hai detto: io non ti conosco, non ti conosco neanche io, lo ha detto lui, e noi dobbiamo essere molto attenti a quello che lui ci dice. San Giovanni Battista, come sapete, è l'unico santo insieme a Gesù e alla Madonna di cui la Chiesa festeggia anche la nascita. Voi sapete che quando, per esempio, 13 giugno è stato Sant'Antonio, d'accordo, oppure il 17 gennaio è Sant'Antonio Abate, facciamo un po' di santi popolari, qui il 26 settembre sono i santi Cosma e Damiani, facciamo un po' di santi popolari, il 7 ottobre la Madonna delle Vittorie, la Madonna sta un pochino fuori, è collegato a un altro evento. Le date dei santi
Signori Cristi, sono collegate alla loro nascita o alla loro morte? Alla loro morte. Cioè, si celebra un santo nel giorno in cui lascia la vita terrena e vola verso il paradiso. Perché per noi cristiani, anche su questo dovremmo crescere un po', il giorno della morte è il giorno della festa. E cioè, finalmente ce la faccio più di stare qui e vado a vedere colui che ho amato e servito per tutta la vita. Noi così dovremmo campare, cioè mettere il conto alla rovescia. Cioè, quando la sera andiamo a dormire, dici, oh, un giorno di me, così dovremmo campare. Dovrebbe essere normale. Non dovremmo temere la morte, cioè, quando andare via la morte, povero me, o piangere, o disperarci. Cioè, questo è umanamente comprensibile, ma noi siamo figli di Dio. Noi ci crediamo che Gesù Cristo esiste. E che la morte è la fine della vita terrena, è l'inizio della vera vita, quando le lacrime sono finite, eccetera, chiaramente se abbiamo amato e servito il Signore, no? Allora, è stato portato delle persone di cui la Chiesa celebra anche la data di nascita. Gesù, sapete la data di nascita di Gesù? Notare, no? 25 dicembre. Poi c'è la nascita terrena della Madonna, questa la sanno un po' meno di voi. Lo sapete la nascita terrena della Madonna? Che giorno è? Le faccio, ve lo dico io, l'8 settembre. Grande festa, l'attività di Maria. E poi oggi, la nascita di San Giovanni Battista. Non ci sono altri santi di cui si festeggia la data di nascita. Perché la nascita di San Giovanni Battista? Perché queste nascite si festeggiano? La nascita di Gesù, lo capiamo, è venuto sulla terra al Salvatore, abbiamo fatto festa. La nascita della Madonna è lo stesso, perché quando è nata la Madonna è nata per essere la madre di Dio. Quindi appena arriva la Madonna vuol dire che tra poco arriva Gesù e quindi facciamo grande festa. E San Giovanni Battista, questo per far capire quanto è importante, San Giovanni Battista chi era? Quale missione aveva? Quella di annunciare al mondo che è arrivato Gesù, era il precursore. E quindi era motivo di grandissima gioia la presenza di San Giovanni Battista sulla terra, perché era il tramite, il ponte, colui che ti dice attento, è arrivato Gesù. È una figura di riferimento un po' per noi sacerdoti. Chi è il sacerdote? Chi dovrebbe essere il sacerdote? Uno che dice sta attento, arriva Gesù. Gesù ha detto questo, questo e questo. Apri le porte del cuore, cerca di amarlo, di incontrarlo, perché lui è il tuo salvatore. È il punto di riferimento. È, in un certo senso, San Giovanni Battista sintetizza nella sua persona quella che è la missione della Chiesa. La Chiesa esiste per mettere le persone in contatto con Gesù, non è autoreferenziale. Noi non stiamo nella Chiesa perché ci sta simpatico il parroco, il vescovo, il Papa, non siamo tutti entusiasti di questo bellissimo Papa, poi se muore diventiamo atei, perché scritto non è essere cattolici, capite? Noi siamo nella Chiesa perché attraverso tutto ciò che la Chiesa è, gli uomini di Chiesa incontriamo Gesù. Quando qualcuno non si comporta tanto bene che è di ostacolo, non ci importa granché, preghiamo per lui, ma io non sto nella Chiesa perché il parroco mi sta simpatico, perché è bravo, perché mi sta antipatico, d'accordo? Io sto nella Chiesa perché voglio incontrare Gesù. La Chiesa esiste per questo motivo, non è autoreferenziale, non vuole portare le persone a siamo tutti cattolici, così siamo 2 miliardi e siamo la numero uno del mondo, non ce ne importa niente, capite? Non è questo il punto. Il punto è che la Chiesa sa che tu sarai felice e perfettamente contento solo se incontri Gesù. San Giovanni Battista ne ha l'emblema. E San Giovanni Battista ha messo in pratica le parole di Gesù, perché San Giovanni Battista, sapete che è morto? Gli hanno tagliato la testa. E perché gli hanno tagliato la testa? Perché c'ha avuto il coraggio di andare da Erode Antipa, che aveva rinnegato la moglie e si era messo per odiare, a dirgli attenzione, tu sei adultero. Come ti permetti di dirmi che sono adultero? Sì, sì, tu sei adultero, devi convertire perché sennò te ne vai all'inferno. Ah sì? La figlia di Erodiade ha fatto una bella danza davanti a Erode, poi è andata dalla madre e dice che vuoi che gli chiedo a Erode? Dice, dici che ti porta la testa di San Giovanni Battista sul piatto d'argento. E così è stato, il martire della verità. Quindi noi non dobbiamo avere paura di dire la verità, anche se dobbiamo dirla con carità, anche se ci tagliano la testa, che pazienza, ci tagliano la testa e tutta gloria e si va direttamente in paradiso. Ecco, l'ultima cosa è il cuore immacolato di Maria. Oggi è la festa del cuore immacolato di Maria. Abbiamo qualche minuto ancora. Il cuore immacolato di Maria è un po' una postilla delle apparizioni di Fatima, di cui quest'anno ricordo il centenario. La Madonna a Fatima ha avuto 6 apparizioni, ha accennato qualcosa con il suo cuore immacolato, ma poi nel 1925 apparve ulteriormente il giorno della Madonna di Loreto, il 10 dicembre, a
sempre la sua Lucia, e gli diede questa splendida rivelazione sul cuore immacolato, che io me la leggo, ricordo così, facciamo prima, per entrare dentro questo grandissimo mistero, perché come il cuore di Gesù, come ho detto anche nelle omelie delle feste del Sacro Cuore, è rivelazione del mistero del suo infinito amore, perché Gesù conosce solo amore allo stato puro, il cuore immacolato di Maria è una manifestazione dell'amore impressionante, immenso, che la Madonna ha nei confronti dei suoi figli e tutte quante le sue premure che ha di averci con sé e di portarci al porto della salvezza. Cosa disse la Madonna a sua Lucia, speriamo presto santa anche lei con i suoi colleghi pastorelli che sapete sono stati canonizzati il 13 maggio scorso durante la visita del Papa a Fatima. La Madonna le mostrò un cuore circondato di spine e Gesù bambino le disse: abbi compassione del cuore della tua Santissima Madre che è coperto di spine, che gli uomini ingrati in ogni momento li configgono senza che vi sia nessuno che faccia un atto di riparazione per toglierle. Temi molto simili a quelli del Sacratissimo Cuore, che mostrò il suo cuore a Santa Margherita dicendo: gli uomini ingrati sono freddi, indifferenti e chiusi al mio amore e non c'è nessuno che faccio un atto d'amore, un gesto di bontà nei miei confronti per riparare le gratitudine degli uomini. Stessa cosa. La Madonna aggiunse: guarda figlia mia, il mio cuore è circondato da spine, il cuore immacolato viene sempre riprodotto con le spine che lo circondano, che gli uomini ingrati in ogni momento mi configgono con bestemmie e ingratitudini. Io non ho mai capito come possa essere possibile bestemmiare una Madonna. Io penso che bestemmiare una Madonna c'ha la bocca di Satana stampata sulla labbra. Perché se c'è proprio una creatura di una bontà e di un amore così infinito come possa essere concepito il mondo, quella è la Madonna. Cioè, lanciare un'espressione secranda contro Maria significa veramente averci la bocca pestata d'inferno. Perdonatemi se ve lo dico, questo lo penso proprio al 100%, anche se uno si rende conto. La Madonna prosegue: almeno tu vedi di consolarmi e di che tutti coloro, ecco la devozione dei primi 5 sabati del mese, che completa quella dei primi 9 lunedì del mese, tutti coloro che per 5 mesi il primo sabato si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno un rosario e mi faranno compagnia per 15 minuti, meditando i 15 misteri del rosario, con l'intenzione di alleviare la mia pena, io prometto di assistere nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie per la salvezza di queste anime. Quindi spero che conosciate il 9 del mese, la Madonna portò nella Chiesa questa nuova devozione che è molto simile, quindi la confessione riparatrice, la messa e la comunione riparatrice, poi c'è una corona del rosario, questi 15 minuti da trascorrere davanti alla Madonna meditando, allora erano 15, ora sono 20, i misteri del rosario sono anche numerosi, tutti, oppure quelli che non riesce a fare nell'arco dei 15 minuti, così si fanno i 5 sabati. A un certo punto solo Lucia le chiede: senti un po', ma perché 5 sabati e non 7 come le 7 spade della Madonna che gli trafiggono il cuore, o 9 come venivano al dia al mese? Perché 5? E la Madonna gli ha spiegato: ci sono 5 forme di offese e bestemmie contro il cuore immacolato di Maria. È bene che lo conosciamo anche noi. Primo, le bestemmie contro l'Immacolata Concezione. Non è soltanto la bestemmia o bestemmia. Chi non crede che la Madonna è l'Immacolata, concepita senza peccato originale. Secondo, le bestemmie contro la sua virginità perpetua. Sapete quanta gente anche oggi, tra cui i testimoni di Geova, dicono che la Madonna non era vergine, non è rimasta da sempre vergine, ma che poi sarebbe stata con San Giuseppe, ci ha avuto altri figli o cose di questo genere. Sono cose orribili queste cose qui. Non ci devono neanche passare per l'anticamera del cervello, perché la Madonna è la vergine per antonomasia, era tutta pura, era tutta santa. Terzo, le bestemmie contro la maternità divina e col rifiuto di riconoscerla come madre degli uomini, cioè che ella è veramente madre di Dio e che ella è madre tua, non madre in senso metaforico, ma madre in senso reale. Noi riconosciamo la Madonna come vera nostra madre del cielo, trattandola con lo stesso amore e con la stessa confidenza che avremo verso la nostra madre naturale, se possibile anche di più. Ricordate che la Madonna ci ama molto di più di quanto ci ama o ci ha amato la nostra mamma naturale, molto di più. Quarto, coloro che pubblicamente cercano di inculcare nel cuore dei bambini l'indifferenza, il disprezzo e perfino l'odio nei confronti di questa madre immacolata.
c'è chi fa questo, purtroppo. E infine, coloro che vanno trattano direttamente nelle sue sacre immagini, quindi quelli che minimizzano, non vogliono vedere le strade della Madonna, le immagini della Madonna, cose di questo genere. Queste sono le cinque forme di offese contro il cuore immacolato di Maria, sulle quali la Madonna chiese riparazione. Ecco, il mistero del cuore immacolato di Maria, io vi amo di poterlo conoscere e di poterlo accogliere, ecco, perché insieme al cuore di Gesù forma, la Madonna stessa l'ha detto, il rifugio sicuro, dove troviamo e concentrato tutto l'amore di Dio riversato attraverso questi due mediatori che sono Gesù Benedetto e la sua Madre Santissima, protezione e rifugio da ogni insidia e pericolo. E Maria Santissima è un grandissimo esempio di come si risponde e si corrisponde al dono di grazia ricevuto dal Signore. Possa la Madonna Benedetta ottenerci una vera devozione, oltre che al cuore di suo figlio Gesù, anche al suo cuore immacolato, con una perfetta fedeltà e coerenza al Vangelo che professiamo, senza mai vergognarci di Lui e del suo adore che è Gesù dinanzi agli uomini. Siamo lodati in Gesù e Maria. Sì.